Ciao a tutti Colors, finalmente vi sto pubblicando il video dei regali. Per chi non mi conoscesse deve sapere che il mio compleanno è stato la bellezza del 21 aprile. Altra cosa che volevo dire, prima di lasciarvi alle varie aperture, spacchettamenti, è che ho fatto un casino celestiale alla fine, cioè ho confuso i destinatari delle ultime due mandate di regali. Francesco e Silvia, loro già lo sanno, o meglio, io ho avvisato Francesco, dico guarda che ho fatto casino nel video, però vi volevo dire questo. Quindi diciamo che gli ultimi regali sono un po' di Francesco e un po' di Silvia, però io ho fatto casino. Detto questo, vi saluto, vi lascio la visione del video. Ciao a tutti Colors, mi è arrivato 5 minuti fa un pacco spedito da Amazon. Non ci sono indirizzi né biglietti all'esterno. Diciamo che se vedrete questo video vorrà dire che faceva parte della mia lista desideri, se non lo vedrete non ne saprete nulla. Nel dubbio lo apriamo insieme. Da parte di Ennio, goditi il regalo. Grazie tesoro. Dopo non poche peripezie posso farvelo vedere indossato. E questo qui. Grazie Ennio. Ciao ragazzi, ieri non mi ero accorto che i regali fossero due, fra l'altro sono a casa da solo per cui vi chiedo scusa per la luminosità. Ennio mi ha regalato anche questo. Quindi grazie ancora tesoro. Ciao, è martedì, sto per scappare a Canton, video veloce veloce perché mi è appena arrivato il regalino di Caterina del canale Sontina F. Se ci saranno altri youtuber troverete tutti i canali in info box, cominciando da quello di Caterina. Vi leggo il bigliettino che dice: goditi il regalo in dolcezza con un grande abbraccio da Caterina. E il regalo in dolcezza è tadan! Crema Bounty. Grazie Caterina, grazie mille. Sicuramente non andrà sprecata, ma andrà a soddisfare il mio fine palato per molti giorni. Vi saluto che devo scappare accanto. Al prossimo regalo. Ciao a tutti i Colors, benvenuti in questa piccola altra clip molto particolare perché il regalo di oggi non viene dalla wishlist, è stato un regalo libero, qui alla mia destra c'è uno spoiler potentissimo, e proviene dalla mia migliore amica Miriam, o meglio da una delle mie migliori amiche, prima che qualcuno si offenda. Un po' di giorni fa Miriam mi ha chiesto l'indirizzo e mi è appena arrivato tipo 10 minuti fa neanche un pacchetto contenente queste, che sono niente poco di meno che le gelatine di Harry Potter. Oddio, cosa sto inquadrando? Il nulla assoluto. E la burro birra, ragazzi. Ho una bottiglia di burro birra anch'io. Quando ho visto che nel pacchetto c'era burro birra, ho chiesto di darmi un bicchiere e l'assaggerò con voi in diretta per la prima volta in assoluto dopo 18 anni di amore e passione per Harry Potter. Alla salute. Ma è buona! È buonissima! Avevo paura che non mi piacesse. Momento ASMR. Grazie Miriam. Per la serie FDM senza una fine. Io sto registrando il giorno dopo perché non avevo aperto tutto e non me ne ero accorto. Nel pacchetto c'erano altre due cose.
Anzi, in realtà tre. Una cioccolana, MacBang. Cioccolato al latte, buono. Assieme alla cioccolana avevamo la figurina di Salazar Serpeverde. Per finire veramente questa volta i regali di Miriam. Mio Dio. Questo simpaticissimo lecca lecca a forma di piede, di cui io ho fatto cadere ovviamente tutto lo zucchero. Ciao bellezze, a questo punto avrete già visto, credo, il video dove vi annuncio un piccolo rinvio dei regali. Beh, dopo aver visto questi, ma penso anche i prossimi, non vi dispiacerete più di tanto. Mi ha scritto il mio amico Francesco dicendo che c'erano stati dei problemi personali per cui sia lui che la sua fidanzata mi avrebbero spedito i regali un po' più tardi. Io gli ho detto di non preoccuparsi, che avrei rinviato il video a maggio. Oggi mi sono arrivati i regali di Silvia, la sua fidanzata appunto, che saluto e abbraccio perché non ci siamo mai visti, mi hai regalato il mondo. Allora, inizierei da quello che ho più a portata. Due tazze di Harry Potter, una è questa, che io avevo capito che cambiasse colore. Infatti, dopo due prove, ecco il risultato. Spero che vi piaccia. Poi, mi ha regalato la cioccolata bianca della Venky, che anche questa faceva parte della mia lista Amazon, scusate la mano spastica tremante. E poi infine mi ha regalato questa che io ho una immane paura di rompere, che è la tazzina di Edvige, che adesso vi giro perché altrimenti non vedete niente, in ceramica. Anzi no, perché ho detto infine, c'è un altro regalo. Perché non contenta di queste tre meraviglie, mi ha anche regalato questo, che è un libro che io ho scoperto in quanto recensito dalla mia amica youtuber Sara del canale L'Angolo degli Arcani, la gemella silenziosa di Tremaine. Mi ha incuriosito la trama e sarebbe una buona scusa per riprendere a leggere con ritmi decenti. Vorrei che nei commenti mi faceste sapere, magari appena finisco questo, così siamo già a due libri, se per il 2019 vi potrebbe interessare aprire una rubrica da pseudo booktuber. In attesa dei regali di Francesco, chiudo questa piccola clip e ci vediamo alla prossima. Ciao Colors, è arrivato il regalo, ma a quanto pare non sarà l'ultimo, quindi non possiamo ancora chiudere il video. Lo sto indossando, quindi vi faccio questa piccola sfilata, diciamo. Sì, ma voi cosa vedete? È questo fantastico giacchetto di similpelle. Perché io, per quello che riesco, mi piace l'idea di non dare fastidio agli animali, solo che sono una frana sfilata.